In nome di Allah, il compassionevole e il misericordioso, cari fratelli e sorelle nell'Islam, il nostro sermone oggi porta il titolo Il legame causale e una tradizione divina nell'universo. Ma prima di tutto, lode ad Allah, Signore dell'universo, che sottolinea nel suo nobile libro di a loro agite Allah e il suo il suo messaggero e i fedeli vedranno il vostro lavoro. E voi tornerete da colui che conosce il visibile e l'invisibile e vi informerà di quello che avete già fatto. E rendo testimonianza che non c'è altro Dio che Allah e testimonio che Muhammad è il suo servitore, il suo messaggero. Pace e benedizione di Allah sul profeta, sui suoi familiari, sui suoi compagni e su tutti quelli che seguono fedelmente il suo percorso fino al giorno del giudizio universale. Innanzitutto sottolineiamo che Allah ha stabilito delle leggi per questo pianeta che lo controllano e il Corano afferma questo dicendo il sole non può superare la luna né la notte può superare il giorno, tutto segue la propria orbita. Ha anche detto, sempre nel Corano, e non troverai che la legge di Allah si cambierà né si modificherà. Le leggi di Allah sono il criterio e l'equilibrio che governano i principi di base di questa vita e aiutano a costruire la terra e proteggerla. Allah dice, è colui che vi ha creato sulla terra e vi ha stabilito su di essa. Inoltre, non espargete il danno sulla terra dopo la sua riforma. Una delle leggi di Allah è il sistema di ragionamento, cioè causa e azione. Quando c'è una causa, lo è anche il risultato, cioè l'atto. Questa è una legge generale applicabile al pianeta ed è prevalente in tutte le stagioni e in tutti i luoghi. Il fuoco, ad esempio, è una causa di bruciatura e l'omicidio è una causa di morte. Il cibo è una causa di esaurimento. Il lavoro serio e lo sforzo sono le cause di successo e l'inerzia è una causa di fallimento. Quindi la ricostruzione della terra è un dovere religioso e nazionale. Il Corano afferma anche è colui che ha creato la terra piatta ed estesa affinché tu possa attraversare e nutrirti del suo raccolto. Nell'Ecclesiaste ci sarà la risurrezione. E quando la preghiera è finita, sbargetevi sulla terra e cercate il raccolto di Allah, glorifica Allah affinché voi possiate prosperare. L'Islam promuove il concetto di lavoro e costruzione della terra. Non ci sono scuse per l'inazione che ci terrà lontani dal cammino della modernizzazione. Così fecero i profeti di Allah negli affari della loro vita, Noè. Il profeta Noè, per esempio, era un falegname, quindi Allah gli ordinò, dopo molti anni in cui invitava il suo popolo al culto di Allah, di fare l'arca, per fabbricare l'arca sotto la nostra cura. Allah poteva salvarlo senza causa e senza azione. Eseguì i comandi del suo Signore, non prestando attenzione alle reazioni del suo popolo, finché Allah non salvò lui e le persone che lo seguivano. Davide, il profeta Davide, era un fabbro e Allah gli insegnò questa professione. Dice nel Corano, e naturalmente abbiamo ringraziato Davide. O montagna, glorifica Allah con lui e anche voi uccelli. E abbiamo ammorbidito il ferro per amore suo. E il profeta Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui, disse, il miglior cibo è quello che viene mangiato dal lavoro dell'uomo. E il profeta di Allah, Davide, mangiò dal lavoro delle proprie mani. E il profeta di Allah, Giuseppe, anche, che ha progettato per salvare il paese dalla fame. Pertanto gli uomini sono stati salvati da un gran pericolo. Ha preparato un piano lungo e ponderato per salvare il paese dalla fame. In tutto il mondo ha realizzato per il paese prosperità, benessere, protezione e potere economico. Il Corano dice di questo fatto, o di questo racconto, e disse, seminerete per 7 anni e lavorerete sodo e senza fine.
ma lascerete il raccolto nel suo stato originale, ad eccezione di una parte che mangerete. Quindi seguiranno 7 anni di sterilità, che esauriranno tutte le vostre scorte, salvo alcune che avrete immagazzinato. Poi ci sarà un tempo in cui le persone saranno felici. Lo stesso valeva per Maria, che la pace di Allah sia su di lei, che godeva del favore di Dio, in un modo che stupiva il profeta Zaccaria, che la pace di Allah sia su di lui. E le chiese, come dice il Corano, ogni volta che Zaccaria entrava nella cappella dove era Maria, trovava vari piaceri. Quando le chiese: «Oh Maria, dove hai preso queste grazie?», ha detto, cioè Maria, «è di Allah». In un altro verso il Corano menziona un evento che riguarda anche Maria, che nonostante la sua debolezza e il suo dolore, Allah lo ha ordinata a scuotere il tronco del palmo per far cadere i datteri. Allah poteva anche far cadere i datteri senza alcuna azione da parte di Maria, ma Allah voleva che facessimo questo lavorando, provando. Di seguito sono riportati i punti di riferimento. Affidati ad Allah in tutte le questioni e non smettere mai di cercare la debolezza dichiarata. Ma non hai visto che Allah ha detto a Maria: scuoti il baule e i datteri cadranno? Se avesse avuto, l'avrebbe buttato via senza scuotere, ma ogni atto ha una scusa. Il profeta ci ha dato il miglior esempio di tentativo quando ha deciso di migrare dalla Mecca a Medina. Il profeta insegnò ai fedeli che il piano studiato avrebbe sicuramente funzionato bene. Il profeta preparò i mezzi di trasporto, scelse il fedele compagno, cioè Abu Bakr as-Siddiq, decise il luogo e il tempo per inasprire il viaggio, oppure per iniziare il viaggio. Sono partiti dalla casa di Abu Bakr as-Siddiq e hanno scelto un professionista per guidarli. Ciò significa che il profeta scelse sulla base della meritocrazia, nonostante le diverse ideologie e i dogmi. Il profeta ordinò ad Amr ibn Fujaira di seguirli per coprire le loro tracce, nonostante fosse sicuro che Allah proteggesse lui e il suo compagno. Ma il profeta voleva insegnarci a cercare le cause e sfruttarne i mezzi. Dico questo e imploro il perdono di Allah per me e per voi. Ritorniamo, cari fratelli e sorelle nell'Islam. Continuiamo il nostro sermone. La gloria appartiene pienamente ad Allah, attesto che non esiste altro Dio che Allah, e testimonio che Muhammad è il suo servitore e il suo messaggero. Pace e benedizione di Allah su di lui, cioè su Muhammad, sui suoi familiari, sui suoi compagni e su tutti coloro che seguono fedelmente il suo percorso fino al giorno del giudizio universale. E miei fratelli dell'Islam, l'uso dei mezzi non si oppone affatto al fatto che l'uomo si affida ad Allah, perché quando si conosce il significato di faccio affidamento su Allah, cioè tawakkaltu ala Allah in arabo, si faranno ancora più sforzi per impoverire i mezzi. L'uomo non può far altro che provare e il risultato lo lascia sempre ad Allah. Egli sottolinea nel Corano: desideriamo solo te e chiediamo solo il tuo aiuto. E il profeta sottolinea, per spiegarci il suo concetto di base, tawakkul, cioè affidamento, in modo pratico. Se fai veramente affidamento su Allah, allora ti darà le sue grazie, come fa con gli uccelli che hanno fame, volano e poi ritornano con cibo offerto lì da Allah. Le uccelli non possono né creare né assicurare il loro cibo, ma ci provano e Allah li dà per sua grazia. Questo è un elemento innato in loro e lo applicano praticamente ogni giorno. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, insegnò ai suoi compagni il concetto di tawakkul e l'esaurimento di tutti i mezzi.
Non stiamo esagerando quando diciamo che quando non ci sforziamo e non sfruttiamo i mezzi per far progresso e sviluppo, per noi e i nostri figli saremo peccatori. La nostra religione è la religione della conoscenza, della cultura e della cultura. È la religione che vuole il bene per tutta l'umanità. A questo punto troviamo utile menzionare che quando una persona chiese al profeta: «Lascia che il mio cammello vada via e faccio affidamento su Allah, o devo legarlo e fare affidamento su Allah?» Egli rispose, cioè il profeta: «Devi legarlo e fare affidamento su Allah». Legare il cammello non è altro che una causa usata dall'uomo, ma Allah è sempre e il protettore. Mio Dio, Allah, guidaci a lavorare a beneficio della nostra religione, della nostra patria e del nostro popolo. Fa e ci dà i progressi nei nostri paesi e in tutti i paesi del mondo. Grazie dell'ascolto.